tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Ora io chiedo scusa alla persona che me l'ha chiesto, non mi ricordo il tuo nome perché non ci fate caso, ma io ogni tanto mi perdo i commenti, nel senso che se una persona commenta più volte o magari vado a ricercare un commento vecchio, a volte non lo trovo, non ci fate caso, non sono molto pratica, io faccio tutto dal cellulare, quindi registro, edito, quindi abbiate pietà di me, non sono portatissima, altrimenti sarei perfetta. Oddio, ho pensato questa cosa, ho detto non la dico e poi mi è uscita così. Per la serie, non ci fate caso, oggi svalvolo. Allora, la palette con cui ero truccata nell'ultimo video registrato, ossia quello della spesa acqua e sapone mensile, era questa di Essence. Ragazze, come dico sempre, sono palettine ottime. Io ne ho qualcuna. Al momento in velocità vi prendo questi due colori, ma vi dico che sono davvero davvero carine e si fanno trucchi veloci e carini. Questo è il col blu, vi copro lo specchio perché altrimenti mi vedete riflessa, e sono davvero, io l'ho pagato sui 7-8 euro e qualcosa, ma sono ottime, ve le consiglio. Lei mi ha chiesto con che trucco l'hai fatto, si trovano ancora in giro. Sono la linea Ice Baby e ci sono in diverse colorazioni, c'è la rosa, c'è la verde, io ce l'ho blu, malva, forse verde, non mi ricordo, però insomma carinissime, anche da portarsi dietro, se magari ecco fate un weekend, vi portate i vestiti e come me siete fissata per gli abbinamenti, quindi mi porto i colori nei toni del blu, come anche il trucco per abbinare il tutto, vabbè non ci fate caso. Allora, andiamo veloce. Oggi faccio questo video per parlarvi di un prodottino che vi ho accennato nel video precedente a spesa acqua e sapone, pagato in super offerta, perché adesso è in super offerta, quindi io a breve, magari entro domani, massimo dopodomani vi caricherò questo video. Ed è Clinance Pelle Perfetta, siero protettivo uniformante, niacinamide 4% e acido ialuronico, questo è PF50, sono 25 ml, quindi non i canonici 30. Allora, cosa c'è da dire? Vado spedita, io vi avevo detto che l'avrei utilizzato subito e avrei messo sotto un commentino, in realtà non l'ho fatto perché è un prodotto particolare e prima di consigliarvelo volevo ecco che capisse bene come funziona, perché anche se è in offerta a 5,90 euro, sono 5,90 euro buttati se non è adatto a voi, quindi mi dispiace, non consiglio, personalmente non ho cuore di consigliare un prodotto che magari so, scusate ho acceso il ventilatore perché fa caldo, fa ancora caldo dalle mie parti. E allora, premesso che il prezzo è assolutamente competitivo, cioè 5,90 euro, non a prezzo pieno costa sui 10 euro, quindi non è che costa tantissimo. Allora, io all'inizio quando ho letto siero credevo fosse un siero da mettere sotto la crema o magari prima la crema viso poi questo. Allora ragazze, no, è a tutti in effetti una sorta di BB cream di SPF colorato, tende a lucidare, ha una coprenza bassissima, è come se fosse un non ha un buonissimo odore, un po' plasticoso, non vi fa assolutamente effetto fondotinta. Io l'ho utilizzato in diversi modi, si può stendere come volete, con la mano, col pennello, rimane bello luminoso, quindi io anche quando l'ho messo per andare in piscina l'ho settato con un po' di cipria, perché io già tendo a illuminarmi un po' normalmente, brillo di luce propria come direbbe qualcuno, sembra l'unto delle cotolette. Io non ho illuminanti, sono circa le 6 di pomeriggio, sono truccata da stamattina alle 5 perché io vado al lavoro prestissimo e quindi vi dico che amalgama, fa un bel effetto, nel senso che voi avete l'effetto pelle uniformata, ma se vi devo dire copre, ha una coprenza, diciamo che è una coprenza
se lo dovessi assimilare a una BB cream di... Allora, se vogliamo fare un paragone ai costi, allora io ve lo paragono a questo, il fondotinta di Chanel, perché al momento è l'unico che ho con una coprenza molto bassa. Non siamo a questo livello, questo copre leggermente di più, perché questo è il secondo, non il primo, che praticamente non copriva niente. Però, vi ripeto, è molto leggero, cioè va utilizzato più che altro, scusate, aggiusto un attimo perché state troppo, va utilizzato, io lo utilizzo, l'utilizzo perfetto a mio avviso, è per le pelli secche, per le pelli spente, ho fatto un mix, per le pelli spente, per chi magari si trucca poco o se lo vuole mettere con le mani, è molto pratico, va benissimo con le mani, io me lo metto quando non mi voglio truccare, quando sto per il giardino da mia suocera, piuttosto che vado in piscina, piuttosto che vado in piscina da mia suocera, io non bagno, non faccio i tuffi, quindi non bagno il viso, per cui mi bagno più o meno fino a qui, ho sempre il mio solito cappellone antisole e quindi questo per me va benissimo, sia quindi da città per andare a fare semplicemente la spesa, piuttosto che magari ecco, andare in un supermercato, andare a fare una passeggiata veloce, ecco, settato con un po' di cipria, un ombrettino oppure anche solo un lucido sulle labbra, un po' di mascara e via, cioè d'estate noi tendiamo a truccarci un poco di meno, a voler appesantire di meno il viso, a voler utilizzare meno prodotti, a fare cose più veloci, anche perché fa caldo, quindi proprio il tempo che io impiego a truccarmi vedo che dopo un po' stesso io divento insofferente, perché nonostante il ventilatore dopo un po' mi scoccia. Quindi vi ripeto, vi conviene se non avete una pelle troppo grassa, se non vi lucidate troppissimo, se lo intendete come va inteso, nel senso non come un siero viso che va al posto del siero, al posto della crema, ma come un qualcosa che va oltre la crema. In più è bello consistente, quindi io quando lo metto o metto solo un bel siero viso oppure metto... metto solo la crema idratante senza nessun SPF, senza siero. Allora ragazzi, i prodotti vanno dosati, perché alla soglia dei 40 vi dico che ho imparato uno dei più grandi trucchetti, è voi la mattina vi svegliate e vi vestite in base al tempo, ok? Se fa più freddo vi mettete più pesante, se fa più caldo vi mettete più leggere, se andate in un posto vi mettete un outfit piuttosto che in un altro, così la pelle. Quindi se io so che devo utilizzare questo prodotto perché magari vado in piscina, io sotto metto soltanto un siero viso. Se ingrassate troppo, questo mi, quando ho messo siero e crema sotto questo prodotto mi ha fatto un po' l'effetto proprio sudare, la pelle non lo accettava bene. Io però ripeto, è una pelle molto difficile e in base ai prodotti poi mi regolo. Una volta subito li cestinavo, non l'ho pagato tantissimo, ma proprio no, adesso li cestino solo se la mia pelle vedo che non sono proprio idonei, se caccia il brufoletto, questo tutto sommato può andare. Non è un prodotto che utilizzo tutti i giorni perché io lavoro, quindi lavoro dalla mattina alla sera, quindi cerco un prodotto a lunga tenuta, mattificante, un altro tipo di prodotto. Se cercate quel tipo di prodotto, non è questo. Questo è un prodottino leggero che va settato con la cipria perché tende a lucidare, oppure se vi piace l'effetto luminoso, ma è molto luminoso, quindi ecco, va preso con gli adeguati. Sono 25 ml, ha un paio di 6 mesi, io credo che lo terminerò, anche perché lo sto usando abbastanza spesso, lo sto mettendo il sabato e la domenica al posto del fondotinta della crema viso, metto un bel siero idratante, poi metto lui, lo setto con un po' di cipria ed esco. Quando voglio metto un po' di rossetto, un po' di mascara, altrimenti anche solo lui che mi uniforma un po' il tutto e fa un effetto molto naturale, va semplicemente a coprire quei magari qualche magagnetta, qualche rossore, ma leggero, fa un effetto quasi di pelle uniformata, ma non più di tanto, devo essere sincera. Per cui 5,90 euro ben spesi, io direi sì,
perché no, tanti prodotti, a me piace variare, a me piace cambiare cose nuove, a me piace utilizzare il prodotto più idoneo. Ecco da qui perché dico sempre io vorrei utilizzare più sieri aperti, invece io gioco con 2, barra al massimo 3 sieri. Proprio perché vedo che la pelle di giorno in giorno cambia esigenza. Per esempio, se io devo andare al lavoro, mi trovo con una crema idratante SPF tutto in uno che la metto e poi mi trucco. Quindi mi trovo meglio così, piuttosto che se devo andare a un matrimonio, inizio con una cerimonia, una serata, inizio con la base, inizio con il fondotinta, inizio con il correttore sulle magagnette, cioè faccio un trucco più strutturato, sempre in base alla giornata, all'esigenza, dove devo andare, anche se ho voglia io. Cioè quando mi faccio la maschera, quando non me la faccio, quindi ripeto, le esigenze cambiano. Quello che voglio che sia chiaro è che non è un siero viso, ma è come se fosse una crema leggera colorata, una BB cream leggera colorata con SPF molto idratante. Ripeto, io non la riesco a mettere senza settarla un po' con la cipria, perché ha effetto lampadina luminosissima. No, comunque vi dico la verità, credo che l'userò perché lo trovo un prodotto simpatico e ripeto, a me ultimamente mi ha preso questa fissa del cambiare, e quindi in barba a tanti altri prodotti che costano molto di più, sapete cosa mi ha ricordato? L'SPF da città, crema colorata di Shiseido, però quella lì era SPF 30, costava 45-50 euro, però era più coprente, quella era bianca e poi si amalgamava il viso e prendeva il colore del viso, no, era un'altra cosa, però più o meno come concetto quello, però anche quella, nonostante costasse tanto, nonostante sì il colore era perfetto per il mio viso, si uniformava e tutto, tendeva a lucidarmi. Infatti poi per un periodo ho voluto provare altro, quella non l'ho ripresa più perché comunque la dovevo settare con la cipria, quindi ho detto è inutile che la prendo come prodotto veloce, perché prodotto veloce non lo è. Anche quello si stendeva con le mani perché andava a prendere col calore delle mani il colore del viso, ad amalgamarsi perfettamente al colore di ognuno, però ripeto, più o meno me la ricorda, ma molto molto vagamente. Questa è già colorata di suo, ripeto, uniforma in maniera molto naturale, quindi se vi piace una cosa naturale e luminosa, stile Charlotte Tilbury, lo potete acquistare. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia strappato una risata e vi do appuntamento al prossimo video. Ovviamente se vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale, è completamente gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non perdetelo perché sarà il video del make up con 40 gradi all'ombra e vi dirò un sacco di trucchetti interessanti. Un bacio!